Questo passo del Vangelo di Luca mi ha sempre colpito. Come è possibile che Maria e Giuseppe non si siano presi cura del proprio figlio, appena adolescente, nel viaggio di ritorno da Gerusalemme a Nazareth? Proprio questi genitori, così straordinari, con un compito così prezioso e consapevoli di custodire un tesoro affidato loro da Dio stesso, solo dopo un intero giorno di viaggio si sono chiesti dove fosse, cercando tra i parenti o tra gli amici. 3 giorni ci sono voluti perché lo potessero ritrovare. E dove? Nel Tempio di Gerusalemme. È il primo distacco tra Maria e il figlio, il primo dolore di Maria. Penso a lei, a quei lunghi giorni, magari di disperazione, di buio. Maria non ha perso Gesù in quei 3 giorni, ma pur essendo tutta bella e tutta santa, rivestita dello splendore di Dio, ha vissuto la sete della perdita di Gesù, il suo Signore. Maria ha perso se stessa e la sua vita. Senza Gesù ha sperimentato quella notte oscura e ha capito che senza di Lui l'umanità è nell'angoscia, l'umanità è un'umanità morente. Ritrovando suo figlio nel Tempio, ha ritrovato se stessa, ha ritrovato la sua identità. Bellissime e commoventi parole. Ecco, tuo padre ed io angosciati, ti cercavamo. Mi domando perché Dio ha permesso tutto questo. Al Tempio Maria non ha compreso la risposta del giovane Gesù, ma ha custodito tutto questo nel suo cuore, tutto ciò che Dio le faceva vivere come un dono. Credo di trovare la risposta nel passo delle nozze di Cana. Dio ha permesso a Maria di fare l'esperienza di buio, perché potesse comprendere l'angoscia dell'essere senza Dio. Le ha donato la capacità e la sensibilità per vedere che proprio lì, in quelle nozze, non c'era gioia. Lei sa che solo suo figlio può donare la vita, una vita nuova. È strano che nei 2 episodi ci sia un dialogo tra madre e figlio nel quale il Signore risponde con poca dolcezza, quasi a prendere le distanze dalla madre. Eppure, se nel Tempio il giovane Gesù replica che lui è lì perché deve occuparsi delle cose del padre suo, ma poi starà sottomesso ai genitori, a Cana è la madre che lo apre alla missione, quasi a indicare che quello è il tempo di andare, è il tempo di non stare più sottomesso. Maria è stata la prima che ha accolto Gesù nella sua vita e in seguito ha diviso con gli altri il dono ricevuto. Maria offrì il suo corpo, la sua forza, tutto il suo essere per dare vita al corpo di Gesù. E Maria è colei che riconosce i nostri bisogni, le nostre mancanze. È colei che ci porta a Gesù per essere guariti e per essere salvati, perché è nostra avvocata. Maria e Gesù sono una cosa sola. Dov'è la madre, c'è sempre il figlio. E dov'è il figlio, c'è anche sua madre. Buona e santa giornata a tutti.